Il motivo di questa conferenza stampa è che volevo così dare una comunicazione ufficiale al fatto che ho deciso di raccogliere l'invito rivoltomi dall'eurodeputato Alberto Cirio e dal coordinatore provinciale di Forza Italia Andrea Fruttero, e che ho deciso conseguentemente di candidarmi alle elezioni del Consiglio regionale del Piemonte. La mia candidatura va a sostegno di quella di Alberto Cirio alla presidenza della Regione Piemonte, nella convinzione che la sua candidatura potrà finalmente aiutare il nostro territorio a scrollarsi di dosso i postumi della crisi. La prossima amministrazione regionale avrà il difficile compito di dare risposte adeguate a problemi a lungo ignorati, ma ancor prima avrà un compito ancora più difficile, che è quello di riuscire a costruire un nuovo modello di sviluppo che sia in grado di coniugare le esigenze del centro con quelle della periferia. Per farlo sono convinto che la politica debba tornare ad occuparsi di territorio, inteso non tanto solamente come spazio geografico, ma anche e soprattutto come sistema di relazioni economiche e sociali. Solo così, e questa è la mia convinzione, si sarà in grado di dare risposte concrete ai bisogni dei piemontesi. Questo è quello che volevo comunicare, quello che ha portato questa mia scelta, che fondamentalmente è una scelta di territorio. Proprio questo lo slogan che ho scelto: scelgo il territorio, perché è la mia convinzione che da lì si debba ripartire.